diciamolo che è minuscolo, non so quanti di voi sono stati qua alla Siglia, e se non ci siete stati, regà, ve lo consiglio, perché stiamo a pochi passi da Foligno, pochissimi, 15 km da Foligno, diciamo, esatto, per dare un riferimento, sì, più che altro, tra l'altro frequentatissimo dai motociclisti, esatto, è pieno oggi un po' meno perché stiamo, oggi è lunedì, lo diciamo, tanto non è che ci possiamo dirlo per tutti lunedì. I motociclisti, che il tragitto per arrivare alla Siglia è bello proprio per i motociclisti, c'è la strada, permette di divertirsi, ecco, mettiamola così. Ed è pieno, infatti è pieno dei motociclisti qui che tutto l'anno popolano la Siglia. Venite a trovare la Siglia, non ci ha pagato il comune della Siglia per dirlo, regà, però io, siccome è la seconda o terza volta che vengo qui, e tutte le volte rimango incantato da questo posto che... Meraviglioso, devo dire anche io. Vi metterò le immagini perché è veramente un posto meraviglioso, regà, veniteci, è la prima volta che portavo lo chef qui a Rasiglia, come sei rimasto? Sono rimasto estasiato, bellissimo, estasiato. Potrei anche non essere d'accordo sul discorso della piccola Venezia, ma questo, tralasciamo, perché tralasciamo. Tu sei parte, insomma, vorrei, giustamente. Non vorrei insomma essere troppo pignolo, comunque borgo veramente meraviglioso, questo borgo delle acque. E stiamo qui, però al di là delle acque, al di là della bellezza della natura e tutto... Che cosa si mangia la Siglia? Questo cosa, siamo venuti, diciamo, oggi non andremo per ristoranti, non andremo per trattorie. No. Oggi siamo qui in via un po' più blanda e gogliardica per farci qualche aperitivo e vedere quello che offrono a livello di aperitivi, insomma, allora taglieri, oggi, salumi, formaggi e chi più ne ha più ne metta. Allora oggi aperitivi a Rasiglia. Andiamo? Vamos. Sei pronto? Vai allora, via di aperitivi. Vamos. Chef. Cin allora. Cin. Incominciamo così questa serie di food tasting barra aperitivi qui in Rasiglia. Vediamo cosa offre questo piccolo e meraviglioso borgo. Meraviglioso, bello. Tra l'altro ci siamo fatti già un giretto e... Molto bello, bello, molto bello. Bello. Molto bello. Caratteristico, delicato nella sua... Offre dei scorci meravigliosi. Meravigliosi, stupendi. Senti, assaggiamo... Assaggiamo intanto. Assaggiamo qualcosina. Vi dico anche cosa... Vi dico anche cosa abbiamo, ragazzi. Allora, il primo taglierino della giornata è composto da capocollo, salame barra ciauscolo, formaggio, mortadella e prosciutto crudo. Sei pronto, Lu? Sì. Allora via. Faremo un test. Faremo un test. Formaggino. Formaggino. Lardellino. Lardellino. I più attenti avranno colto la citazione. Cin allora. Cin. Un pecorino interessante, eh? Saporito, buono. Devo dirti una cosa, devo fare un'osservazione. Circa 2 anni fa sono arrivato in Umbria e per la prima volta ho assaggiato il pane che si mangia qui in Umbria. Al primo assaggio la prima cosa che ho pensato è stata: non mi abituerò mai a questo pane. È un pane sciapo, un po' particolare, diverso dagli altri pani italiani. È un po' traumatico, diciamo. È impattante all'inizio, però devo dire che a distanza di 2 anni mi sono abituato, perché ho capito il concetto di questo pane. Avendo in Umbria, cioè essendo l'Umbria famosa in tutta Italia e direi anche in tutto il mondo per la norcineria, di cosa parliamo? Parliamo di insaccati, parliamo di salumi, per cui tutti alimenti molto molto saporiti, molto mette salati. Mette in risalto il... Esatto, esatto. Quindi tu la sapidità già la prendi... Quante cazzo di cose sto imparando con lo chef? Quante ne sto imparando con lo chef? Per cui il fatto che è un pane che si presta benissimo ai salumi, perché i salumi sono salati e saporiti, il pane ti crea una base, diciamo... Neutra. Neutra. Per cui, bravi. Bravi gli umbri. Anche perché tocca dirlo per forza, ci abitiamo, quindi... per forza. Se no si presentano sotto casa... Diventa problematica. No, ma in realtà non lo facciamo per fare una spionata. Assolutamente. Anche perché sennò non ci saremmo venuti a abitare, insomma, lunghi. L'ho detto che all'inizio è stato molto impattante, certo. Pensavo non mi sarei mai abituato a questa cosa. E invece ho cambiato idea. Bisogna essere sempre aperti ai cambiamenti. Direi che siamo partiti col piede giusto, comunque. Va benissimo, benissimo. Buoni. Farei un brindisi a Lorenzo che sta lavorando. Oggi, raga, manca il nostro Lorenzo.
sa di tartufo anche, adesso l'ho notato questo formaggio. È vero. Il primo aperitivo è praticamente andato. Boato, è evaporato. Siete pronti per il prossimo? Allora, diciamo intanto che quello dove stavamo prima non l'abbiamo detto perché noi ci scordiamo le cose, era la locanda. L'eco dell'acqua. L'eco dell'acqua, ok. L'eco dell'acqua. Senti, vuoi dire pure quanto abbiamo speso là però? No, perché okay. Giustamente la gente okay. Vorrebbe due sapere. Due birre artigianali e quel piccolo taglierino. Allora, mo' dicoci, Freddy. E non vi diremo niente come al solito. Sì. Perché beviamo in un bicchiere di plastica? E infatti è stato. La gente che vedrà dice, dirà: ma perché questi stanno a bere un bicchiere di plastica? Perché è stato uno stupore, infatti. È stato gentilissimo il signore qui che abbiamo ordinato due bicchieri di vino, due calici di vino e una torta al testo che adesso ci sta facendo. Ci ha portato l'assaggino. Ci ha portato un assaggino, ragazzi. Un assaggino. Ha detto però accontentatevi del bicchiere di carta, perché c'è solo questo, ma noi ci accontentiamo. Certo. L'assaggino gratis è così. Cosa fai? No, non è che se vuoi. No, assolutamente. Ma sia. Che ti dirò? Vinetto della casa. Vinetto della casa, niente male. Beh, siamo partiti bene. Scende, bello fresco. Che perché quando ci regalano la roba, noi siamo sempre contenti. Parte sempre bene. Allora, sono arrivati i pezzi forti. Cioè, i pezzi forti. Se non è un calice, sono due calici a testa praticamente. Sì. Allora, il prossimo aperitivo qui a Rasiglia è composto da due calicetti di vino e per non smentirci mai, ragazzi, ci stanno due torte al testo con le erbe e la salsiccia, tipo quelle che abbiamo preso da Testone. Come al solito. Specifichiamo una cosa. Che come al solito, se non hai visto il video dello street food di Perugia, vattelo a vedere. Specifichiamo una cosa, che questa doveva essere una, ce l'ha tagliata a metà. Esatto. Quindi se tu te prendi una sola di questa, che ho visto costa 6 euro, c'è pranzi. È una bella slerpa. C'è pranzi, anche gente come noi che mangia parecchio, c'è pranzi parecchio. È una bella slerpa e mi sembra anche una bella torta. Però senti, io... Allora, facciamo un assaggio. Prima di dire alcune cose, facciamo un assaggio. Sì, perché vi dobbiamo dire alcune cose. Abbiamo alcune novità. Ma prima facciamo un assaggio. Cin. Ti dirò. Forse stai per dire la stessa cosa che volevo dire. Ti dirò. Se ci stiamo a fare 2000 nemici, io te lo dico. Dilla tu perché non voglio prendere. Dove tanto chi segue il canale l'avrà capito. Esatto. Raga, è più buona di quella di Testone. Tanta roba. Vai. L'ho detta così. La salsiccia, l'erba, la sento più condita meglio. Ma poi proprio la torta al testo, proprio buona. Si sente il crunch? Non lo sento. Mo tu sei sedotto da questa torta al testo, ti vedo bello preso. È vero che gli abbiamo detto che gli dobbiamo dire una cosa, però sta torta al testo, raga. Tanta roba. Aspettate che la finiamo. Allora, una grossa novità del canale, che poi l'ho detto l'altro giorno a Supra Team, che tra l'altro salutiamo Supra. Ciao Supra! Salutiamo Supra perché è il fan numero uno del canale. E oggi ha scritto sotto a un suo commento che ci sarebbero state delle novità. E una delle novità è questa, che prossimamente... Ma me vedo dentro la telecamera. Ci sei. Prossimamente ci saranno delle live. Faremo dei video dal vivo dove voi potrete interagire con lo chef, con me, con Lorenzo, in maniera molto più diretta, perché poi c'è la chat e quindi noi staremo lì intorno a un tavolo. Sembra un po' un testo, solo per voi. Un testo poetico, lì intorno a un tavolo, solo per voi, a parlare di del più e del meno, a mangiarci una cosa e chiacchierare. A bercene un'altra ancora e poi alla quarta che beviamo. Non so come va a finire il discorso con voi, raga. Però parleremo di un po' di tutto e possiamo interagire molto di più, che questa è la cosa, secondo noi, fondamentale. Esatto. Questa è veramente una novità importante perché secondo noi è lo scalino successivo per creare un rapporto, insomma, con chi ci segue. Con la community.
con questa community, con questa stupenda community che si sta creando, perché va anche oltre le aspettative, lo possiamo dirlo. Assolutamente sì. Quando abbiamo iniziato, quando abbiamo aperto questo canale, mai ci saremmo aspettati che in un tempo così breve avremmo ottenuto questi risultati, per cui... Soprattutto gente che si è affezionata parecchio a noi, al canale. Poi è reciproca la cosa, perché come si affezionano loro, noi ci affezioniamo insomma ai nostri iscritti. Ovviamente ogni volta che ci sarà una live, diciamo un video dal vivo, ve lo faremo sapere con largo anticipo, insomma, che magari chi vuole partecipare, se può organizzare. Se volete già proporre qualcosa, qualche argomento, se avete già qualche domanda da farci, non esitate a scriverlo sotto nei commenti. Assolutamente, sì, infatti bravo chef. Il buon Luca si segna tutto e poi faremo una scaletta per la live. Assolutamente, se avete domande, come ha detto lo chef, voi scrivetele tutte o su Facebook o nella direct di Instagram, dove volete. O sotto i commenti di questo video. I commenti anche, o se magari è roba un po' più privata, non lo vogliono scrivere sotto i commenti, scrivete nei direct di Instagram, eccetera, eccetera. Dopodiché le selezioneremo tutte, magari evitiamo quelle che quelle doppie, insomma, quelle che sono la stessa domanda, ne prenderemo una, però bene o male cercheremo di rispondere un po' a tutte. Fate le domande molto, molto private allo chef, è contento di rispondere alle domande private. No, a parte gli scherzi, cioè noi volentieri, proprio volentieri, cioè è venuta proprio così, abbiamo detto perché non facciamo le live. È una cosa molto figa, a noi piacerebbe molto. Diciamo che il top in questo momento non può essere fatto per motivi, non c'è l'attrezzatura, mettiamola così, motivi tecnici, allora. Motivi tecnici, non è fattibile le live mentre lui cucina, perché sennò sarebbe stato veramente bello, oppure live addirittura arriveranno anche alle live mentre siamo magari in queste condizioni, magari ha mangiato da qualche parte, sì, sarebbe fattibile, però sarebbe veramente un casotto in questo momento, però raga, arriverà anche quello. Calmi che facciamo tutto. Calmi una che facciamo una cosa tutto. Per volta facciamo tutto. Nel frattempo un'altra volta cin. Ci finiamo questo aperitivo e ci vediamo al prossimo. Passiamo al prossimo. Come sempre, ormai c'è anche qualcuno che mi fa il verso sotto i commenti. Sì. E scrive come sempre. Non ci facciamo mancare niente. Agriturismo delle acque. Borgo delle acque. Grazie. Ok, ci hanno portato intanto le noccioline, le patatine. Classiche che a noi interessano, che a noi interessano anche poco, perché. Interessano relativamente. Piace la sostanza, no? Queste robette qui. Ci facciamo poco. Oh, ci hanno un quantitativo di vino qua. Cioè, che tanto? Grazie mille. Grazie. Ci hanno portato il tagliere che adesso vi facciamo vedere, intanto facciamo un brindisi. Brindisino. Arasiglia. Arasiglia. Bella Arasiglia. Arasiglia è stupenda, okay. È meravigliosa, però io il brindisi lo farei a Just Us. Un brindisi a Just Us. Allora, facciamo vedere il tagliere. A due mani. Allora, lo stiamo pagando, perché già sappiamo quanto costa, lo stiamo pagando come il primo che avevamo preso. 12 euro. E non diciamo niente. Ditelo voi. Boss. Io parto da questo. L'ho visto. Mi sembra molto interessante. Sì. Mi ricorda. Allora, all'aspetto mi ricordava uno dei formaggi veneti che io adoro di più in assoluto. Non so se si vede il colore. Veneti da tutto il mondo. Lo Stravecchio. Ah? Lo Stravecchio di Asiago, ve lo ricordate? Questo ci assomiglia, infatti mi ha fatto emozionare appena l'ho visto. Però penso sia un misto di pecora. È un misto di pecora questo. Il profumo questo. Buonissimo. Misto latte vaccino, misto pecora. Hanno portato anche il miele. Potrebbe sembrare un'eresia, ma... onesto. Ti dirò. Onestissimo. Buono. Non è niente male, è anche molto delicato. Quello dicevo, non troppo saporito, me l'aspettavo più saporito, invece non è troppo saporito, sì. Delicato. Questo buono. Qua è almeno un formaggio che ha 20 mesi di stagionatura da latte misto, misto di pecora. Siamo partiti bene. Pane sempre lo stesso. E mi sembra anche un bel pane, ragazzi. Sembra un po' il pane di prima. No? Sì. Sembra il pane che c'avevano da là. Profumo di pane, ragazzi, è una cosa... inebriante. Spalletta bella pepata, interessante. Secondo me è buono. Pane è quello di prima. Evidentemente fa sempre tutto lo stesso giro. No, non è uguale. No? No. Lo chef è... No. No, questo è più
mi sta contraddicendo. Questo è cotto a legna ed è cotto anche meglio, ti dirò. Ha questa bella crosticina croccante all'interno della mollica, è cotta ed è morbida. Buona. Migliore di quello di prima? Assolutamente. Era un po' più commerciale quell'altro. Vedete quando ognuno deve fare il lavoro suo. Comunque piccolo video diverso oggi. Sì. Perché di solito andiamo a prendere focacce, prendiamo pizze, prendiamo i primi da sport, prendiamo panini ignoranti. Oggi aperitivi. Aperitivi. La spalletta è il prosciutto fatto dalla zampa dell'anteriore. Ok. Perché il prosciutto è la zampa posteriore, il prosciutto, che ha quella bella chiappotta, la coscia importante. Da lì si tira fuori il prosciutto, quello che conoscono tutti, no? La parte pregiata, tra virgolette pregiata. Mentre la spalletta è il prosciutto estrapolato dalla zampa anteriore. Quante cazzo di cose imparate io? Ma io, secondo voi, che lo paga a fa? Queste cose. Che ti dirò? In certi casi io lo apprezzo molto di più perché io sono un amante dei salumi molto stagionati. Ok. La spalletta essendo estrapolata dalla zampa anteriore, la zampa anteriore è molto più magra, in termini di stagionatura si asciuga molto di più. Quanta stagionatura c'ha la spalletta? Allora, tu considera che un buon prosciutto, diciamo, in termini di decenza del prodotto, deve avere almeno 12 mesi di stagionatura per considerarsi pronto all'assaggio. Tutte le stagionature sopra i 12 mesi, andiamo dai 20, intorno ai 24-36 mesi, hai un prodotto molto più pregiato che prende profumi diversi, si intensifica il sapore del grasso, a sua volta il grasso crea delle infiltrazioni all'interno del magro, per cui dà una scioglievolezza, viene più morbido, più saporito, insomma dai, un sacco di caratteristiche pregiate, come i formaggi, no? Tu hai un grana di 12 mesi che ha un sapore più delicato, più morbido, più rotondo, vai verso un grana che incomincia a avere 36-40 mesi di stagionatura, incomincia a trovare il piccante, incomincia a trovare l'umami, quello che è considerato l'umami, okay. Quindi l'essenza, quel famoso umami, l'essenza di una cosa, l'essenza di un alimento fondamentalmente è l'umami. E in spieghi a chi ci segue e pure a me che cos'è l'umami. L'umami perché non provo a capire. È considerata insomma l'essenza di un alimento. È una cosa che hanno, tra virgolette, coniato e inventato i giapponesi per definire i sapori delle fermentazioni. Però poi si è scoperto, stanno facendo, che non è esattamente così, non è per forza così. Abbiamo scoperto nel corso del tempo che anche noi italiani abbiamo un sacco di preparazioni nella nostra cultura che racchiudono l'umami. Il parmigiano reggiano è una di quelle. Oppure, che ne so, la culatura di alici. La culatura di alici è l'essenza di quella che è l'alice. Cioè, ci vogliono, per avere un prodotto di qualità, ci vogliono 5, 6 anni, 10 anni, 20 anni. Per cui è l'estrazione dell'alice messa sotto sale, si ottiene questo liquido. Quel gusto lì è l'umami. È umami. Quella è l'umami, è l'essenza di una cosa, di un alimento. E non è che facciamo solo le carbonare, le amatriciane o... Bravo, che è qua che volevo arrivare. Sei bravo solo ad andare a prendere la roba al McDonald's. Ma la cosa più bella è che quando succede questo, lui ci ride sopra, io mi incazzo. Perché se la prendono con lui, io so per certo le potenzialità, la grandezza sua, e lui se la ride, io mi incazzo. Perché se la prendono con lui e lui dice sì, ma lasciali stare. Io invece poi mi incazzo perché dico vabbè, ma io che lo so, insomma, che lui non è in grado di fare solo le carbonare, oppure magari le, tra virgolette, le pagliacciate col McDonald's, le cose così. Certo, certo. Quella è più per fare il video, è più per tirare fuori il video, per fare la cazzata. È una cosa così, divertente, diversa dal solito. Però chi te vede dall'esterno... Diciamo che per arrivare a fare le cose semplici con sapienza, uno dietro deve avere un bagaglio, esatto. Che sia un bagaglio sostanzioso, ecco, non fatto di frivolezze. Vabbè, non mi fa dire, fa nomi. Non faccio nomi perché poi sennò su YouTube dopo se cominciamo a fare nemici non me va. Bomber! Basta! Basta. Chi ha capito, chi non ha capito, lasciamo aperto. Dove stanno i mici? I mici, dove stanno i mici? Allora, basta. Chiudi l'argomento perché sennò cominciamo a fare le guerre tra canali e non va bene. Non è il caso. Anche questa cacciottina. Morbida di pecora, devo dire che è la fine del mondo. Buona, molto piacevole. Devo dire, lo sai che io sono ignorante, sicuramente più di te su sta cosa, però a gusto, tutti e tre i posti dove siamo stati fino adesso
ho trovato assolutamente prodotti di qualità. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te. Apprezzabilissimi. Molte volte andiamo magari, visto, vai al bar, fai il tagliere, trovi sempre quello che la senti che è la cosa che è commerciale, che l'ha comprata dal salumiere, magari sì, c'ha la roba. Questa assolutamente, tutti e tre i posti che siamo andati, ho trovato roba d'assoluta qualità. Sono perfettamente d'accordo con te. No, dilla. No, perché è tutto fantastico, è tutto bello. Un'altra piccola postilla vorrei fare riguardante gli aperitivi che facciamo in giro, eccetera. Di solito andiamo su posti molto commerciali che magari hanno anche molta concorrenza, per cui un po' così lasciato a se stesso. Qui c'è da dire che il Borgo è stupendo, i posti in cui puoi mangiare o fare aperitivi sono 4 di numero, per cui magari è giusto che la qualità sia decente. L'unica cosa vi voglio dire, allora, sono in Umbria. Siete maestri nel fare il prosciutto e soprattutto siete maestri nel taglio del prosciutto a mano. Quello che mi aspetto quando vado a mangiare un prosciutto in Umbria o fare un aperitivo è il prosciutto tagliato a mano, non tagliato a macchina. C'è l'unica cosa, Però è un prodotto di qualità. Però è buono, è un prodotto di qualità. Buonissimo. Allora, il primo posto vi abbiamo fatto vedere quanto abbiamo speso. Nel secondo locale, che era la locanda almeno 3, non ci ha fatto lo scontrino, non so il motivo. Motivi fiscali. Non stiamo qui a indagare. Motivi fiscali. Qui all'azienda agricola Costa del Sole. Azienda agricola Costa del Sole, ero convinto di essere di turismo Borgo delle Acque. Vabbè, probabilmente per motivi fiscali sullo scontrino c'è scritto altro. Ok, avete visto i due calici, avete visto il tagliere, questo è quello che abbiamo speso. Come sempre non vi dico niente, non vi diciamo niente, a voi le sentenze. Direi che facciamo io vedo stanno. Oggi ragazzi Into the Wild. La chiudiamo così. La chiudiamo così senza Lorenzo. In mezzo alla natura. Di solito le chiusure le fa Lorenzo. Oggi chi la fa? Tu. Oggi Lorenzo non c'è. Oggi la faccio io, dai. La fai tu, bravo. Oggi la faccio io. Sai che è un canale libero questo, no? Questo ognuno può fare come cazzo gli pare. Questo mi preoccupa un po' sta cosa, però. Ognuno fa come cazzo. Oh, dove vai? Io stiamo caschi di sotto sull'orlo del dirupo, ragazzi. Se non ci vedete più è perché siamo cascati di sotto. Ricordatevi il fatto della live. Soprattutto. Anzi, a brevissimo. Vi aggiorneremo e vi faremo sapere le date. Così che voi possiate organizzarvi, esatto, ed essere presenti alla live. Vi facciamo sapere e. Ma presto ci saranno anche altre novità. Esatto. Che non ve le diciamo perché tutte insieme, insomma. Sarebbe un sovraccarico. Un sovraccarico. Ve le diciamo una per volta perché prossimamente c'è anche un'altra grossa, enorme, bellissima novità. E ve la diciamo la prossima volta o forse la volta dopo. No spoiler. Così, no spoiler, così voi siete costretti a assorbirvi tutti quanti i prossimi video per sapere la prossima novità. Raga, comunque, a parte gli scherzi, dalla natura qui, da questo posto meraviglioso che è Rasiglia, noi vi salutiamo, ricordiamo l'appuntamento con il video anche di domenica che uscirà e non perdetevelo perché il video di domenica, raga, sarà una bomba mega galattica. Super, proprio una cosa super. Che non domenica ci siamo superati. Ci siamo superati e non vi spoilerò nulla, ma manco la pubblicità vi metterò. Ve lo vedete domenica quando esce perché, raga, secondo me. Mi raccomando, domenica... ragazzi, attivare la campanella. Iscrivetevi vi arriva la notifica sul telefonino. Appena arriva la notifica, si apre già Stas. Subito si va a vedere subito, il video. Qualsiasi cosa stai a fare, la doccia, la cosa. Anche perché apri già Stas. Esatto, l'importante è attivarle anche sul telefono. Esatto. Perché non basta. Se tu la attivi dal computer, la notifica ti arriva solo sul computer, bravo, devi attivarla anche sul telefono. Come è diventato tecnologico? 2 mesi fa l'ho conosciuto, non sapeva nemmeno come era fatto un cellulare. Adesso, dopo 2 mesi di corsi accelerati, è diventato super tecnologico lo chef. Regà, noi ci vediamo la prossima volta, ci vediamo domenica. Come va detto lo chef, attivate la campanella, mettete tutte le notifiche, guardate i nostri video, lasciate un like, mettete l'iscrizione al canale, ovviamente, regà, perché dovete mettere l'iscrizione al canale. È fondamentale. Noi ci vediamo al video di domenica e nel frattempo vi salutiamo, ripeto, in mezzo a questa natura selvaggia, io e lo chef, dai.